Prima di iniziare il video, vi volevo solo dire che oggi arriveremo a 2 milioni di visualizzazioni totali sul canale, e quindi ho deciso di regalarvi questo clone del DJI Mavic. È un po' più piccolo, costa sugli 80-90 euro su Amazon Italia. Trovate il link in descrizione per iscrivervi e provare a vincerlo. Semplicemente questo. Tantissimi pollici in su per questo traguardo delle 2 milioni di visualizzazioni sul canale. In realtà di totali ne abbiamo fatte già più di 2 milioni e mezzo, però ho dovuto togliere i video di hacking, come sapete, e quindi quello lì ha portato parecchio giù. Oggi comunque raggiungeremo questo traguardo e nel lasciarvi al video vi chiedo scusa se c'è un minimo di ronzio di fondo, ho avuto problemi col microfono, non stavo usando questo microfono, stavo usando l'altro e deve aver avuto problemi. Perdonate l'audio, spero si riesca a sopportare lo stesso. Link in descrizione comunque per vincere questo drone da 80 euro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere tre cose che mi hanno mandato, tre periferiche RGB cinesone, ma a quanto pare di qualità, adesso lo scopriremo, per il computer. E le vediamo qua in scatolate, sono nell'ordine una tastiera, un mousepad e il mouse, appunto, mouse wired comunque col filo a cui non ero abituato, però a quanto pare comunque ci si fa l'abitudine, è anche piuttosto comodo. Tutte e tre le periferiche sono di marca ACI GAM e comincerei dal mousepad che è il più facile di cui parlare perché è ovviamente quello meno smart. Ha l'illuminazione RGB tutto attorno. Ha due tasti, uno per regolare la luminosità, che si può impostare tra 5 o 6 livelli, mi sembra, compreso anche spento, ma a quel punto penso che sia meglio togliere il cavo USB, che si consuma anche meno corrente, e l'altro tasto per ciclare tra le varie modalità, quindi a colori fissi, colori breathing, cioè accendi e spegni, un RGB che flasha schizofrenico, e un RGB un po' più smooth, che è quello che sto usando da giorni, perché è quello che è un po' più bello da vedere, insomma, sta lì e fa tutti questi effetti RGB. Questo mousepad è il primo che ho aperto perché questa roba ce l'ho già da 2 settimane. La tastiera e il mouse li avevo lasciati chiusi, ma il mousepad l'avevo già aperto. E quindi, alla luce di 2 settimane di utilizzo, devo dire che i materiali con cui è fatto sono piuttosto buoni. Perché è molto scivoloso il mouse, non cattura la polvere, nel senso non si è impolverato, sporcato né niente, col sudore della mano, col fatto che il polso della mano del mouse, stia lì sempre appoggiato a strusciare, insomma non si è consumato per niente. So che 2 settimane sono un po' poche rispetto alla vita di un prodotto del genere, che magari si spera essere anche di un paio di anni, però insomma sembra fatto piuttosto di qualità. Tutte queste componenti in realtà sono fatte piuttosto di qualità. Quindi finiamo col mousepad, è ovviamente rigido per essere RGB, non può essere una roba flessibile, ovviamente non è lavabile perché ha tutta l'elettronica dentro, e si illumina di RGB, oltre alla parte tutta attorno, anche il logo ACI GAM che c'è sopra. Sono andato anche a guardarmi le recensioni Amazon di questo mousepad e venivano mosse principalmente due critiche. La prima è che quando non viene alimentato, cioè ogni volta che gli si stacca la corrente, perde il setup di colori che si era impostato, e questo qui non è assolutamente vero, cioè nel senso io non ho abbastanza porte USB sul computer, quindi lo alimento da un caricatelefono, da un trasformatore caricatelefono USB, e quindi quando non lo uso proprio gli tolgo la corrente, proprio rimane non alimentato del tutto. Eppure ogni volta che lo riaccendo è esattamente dove l'avevo lasciato. Quindi l'altra cosa di cui si lamentavano molte persone invece è la durabilità dei pulsantini. Quella ho notato anch'io che sono un po' fragili, nel senso delle volte non prendono i tocchi. Potrebbe essere che a lungo andare si rompano facilmente, però insomma il mousepad funziona lo stesso, al massimo non potrete più regolare la luminosità oppure non potrete più cambiare colore, dopo magari mesi di utilizzo. Ottimo anche il mouse, veramente mi ha stupito, era quello per il quale ero meno convinto, nel senso la tastiera dicevo che figata, finalmente una tastiera che posso configurare col software, il mousepad dicevo non ho mai avuto un mousepad, è bello avere RGB, il mouse ce l'avevo già e quindi chi se ne frega essenzialmente. Invece quello che mi ha più positivamente stupito perché è veramente comodissimo avere un mouse con i tasti macro sul lato, è super ergonomico e anche piuttosto di qualità
qualità come materiali. La rotella ha un buonissimo grip sul dito, la forma del mouse è ergonomica per ogni dita, cioè c'è una scanalatura per ogni dito, magari è fatto per mani leggermente più piccole della mia, nel senso che io sono alto quasi 2 metri, ho delle mani piuttosto importanti, però comunque riesco ad adattarmi bene la mano lo stesso. In questi giorni di utilizzo sto veramente adorando i due tasti laterali, non avevo mai avuto un mouse con tasti in più rispetto al destro e sinistro, lo sto veramente adorando. Tutto configurabile dal software del mouse, software che non è bellissimo da utilizzare all'inizio, poi però quando capisci come funziona è abbastanza intuitivo. Si può assegnare qualsiasi funzione a qualsiasi tasto, veramente comodo. Abbiamo oltre ai tasti di destro e sinistro il tasto della rotellina, abbiamo i due tasti laterali che sono il 4 e il 5 e un tasto dietro la rotellina che di default regola i DPI, ma siccome a me non interessa troppo dei DPI, l'ho assegnato a cambiare modalità perché si possono configurare fino a 5 modalità. Ho messo una modalità ad esempio da utilizzo di tutti i giorni e una modalità da editing video. E in base alla modalità, oltre a un'illuminazione differente, perché si può mettere l'illuminazione del mouse differente per ogni modalità, si possono ovviamente assegnare tutti i tasti a funzionalità diverse. Quindi, se nella modalità di tutti i giorni ho assegnato i due tasti laterali, ad esempio ad Alt Tab e a mostra desktop, è comodissimo avere un tasto che fa Alt Tab che ti switcha Alt Tab, insomma. E un tasto mostra desktop, mentre edito i video ho assegnato un tastino di quelli laterali alla C, che è il tasto che uso per tagliare, e l'altro tasto invece ha una macro clicca, cancella, elimina spazio, ritorna col mouse, quindi una sequenza di premuta di tasti. Comodissimo che ciascuna modalità sia contraddistinta da un colore, quindi quando si preme il tasto per cambiare modalità, prima compare il colore che ti dice in quale modalità sei, e dopo parte con la configurazione di quella modalità che hai messo RGB, arcobaleno, wave, qualsiasi roba, però prima ti dice ehi sono in modalità rossa, ehi sono in modalità blu, così hai subito un feedback che ti dice in quale delle 5 modalità sei. È anche piuttosto pesante, siamo sui 114 grammi escluso il filo, quindi proprio il topo che avete in mano è più di un etto. Ci sta per un mouse wired che tanto deve stare sempre sulla scrivania, nel senso che ti dà quel feedback del muovi mouse che non so, ci sta parecchio. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire giustamente è il modello. Questo mouse è ACGAM, modello G402, mentre il mousepad è il modello P08. Comunque trovate tutti i link in descrizione, trovate tutta la roba su Amazon, insomma, su Amazon Italia, quindi molto comodo. E parliamo infine della tastiera. Modello 109R. È una tastiera meccanica, a switch blu che ho un po' odiato, non mi stanno troppo simpatici, fanno troppo click clack, me lo sento giù nella spina dorsale, mi dà fastidio. Mi avevano detto che mi avrebbero mandato una brown switch, tastiera con gli switch marroni che sono un po' più morbidi, un po' meno cliccrettosi, invece mi hanno mandato una blue switch. Comunque voi che adesso starete vedendo riprese della tastiera, avrete sicuramente notato che è layout americano. Non preoccupatevi perché esiste anche layout italiano, me la volevano mandare layout italiano, gliel'ho chiesta io appositamente il layout americano. Perché personalmente il layout italiano mi sta sulle palle, non mi ci trovo, uso tutte le tastiere layout americano, quindi gliel'ho chiesta in layout internazionale e poveretti me l'hanno mandata dalla Francia. È disponibile con switch blu oppure marroni, non penso che la producano con gli switch rossi, peccato, sono i miei preferiti quelli rossi. E comunque, come ho detto, questa qua è blu, quindi fa piuttosto rumore. E effettivamente gli switch blu sono piuttosto rumorosi. Adesso vi faccio sentire. A differenza, ad esempio, di switch rossi. Ticchettano poi. Ah, fastidio. Cioè, sono tutti così, anche quelli di supermarca, però. La tastiera in generale è fatta veramente bene. I materiali sono di ottima qualità, ha il piano che è anche abbastanza poco flessibile. Un po' di cose invece non mi sono state troppo simpatiche di questa tastiera. In primis l'illuminazione RGB. Ho veramente odiato il fatto che questa tastiera si illumina RGB solo se è connessa al suo programma. Quindi se usate Linux non potete averla illuminata. Mac, non so se esiste il suo software, praticamente la tastiera, se non c'è il suo programma che le risponde sul computer in esecuzione,
Lei sta buia e sul tastierino numerico fa una specie di snake intorno, come dire, loading, cioè si illuminano i tasti uno alla volta a forma di roba che gira, e dice: aspetto che mi parli il mio amico programma. E questa qua è una cosa inutile, cioè, è una cosa stupida. Se volessi connettere a un Raspberry, se voglio l'RGB, datemi l'RGB senza avere un software installato sul computer. Tra l'altro con 4 GB di RAM mi è capitato delle volte che il processo venisse in background ucciso, oppure mi è capitato di ucciderlo a me a mano col task manager, e vedi la tastiera che si spegne e diventa completamente buia. Funziona, funziona, però l'RGB si spegne e questa cosa è veramente orribile. Restando in tema RGB, la tastiera non è luminosissima, l'altra che possiedo a switch rossi è più luminosa. Però c'è da dire che questa Acigam ha i colori che si illuminano fluidamente, nel senso può assumere tutti i colori, tutti i 16 milioni di colori dell'RGB. Invece l'altra che possiedo ha tipo 6 o 7 colori, e quindi quando gli fai le onde colorate, lei passa da blu ad azzurrino a verde, ma vedi proprio la differenza di colori. Invece questa Acigam riesce a fare qualsiasi colore dello spettro RGB. Bella questa cosa, avrei preferito un po' più luminosità. I LED della tastiera non sono al massimo, perché quando vado a inquadrarla con la macchina fotografica vedo che c'è un PWM che li sta tenendo un po' accesi, un po' spenti, quindi potrebbe essere più luminosa, non capisco perché non farla più luminosa. Va bene. Un giudizio un po' a metà anche sul software di questa tastiera, che come ho detto è una cosa rompipalle il fatto che debba rimanere in esecuzione. Ma anche sull'utilizzo non mi sento di premiarlo proprio. Però è fatto con il cervello di un cinese, mi sa. Nel senso, non si capisce facilmente cosa fanno le varie cose. Assolutamente mettetelo in inglese, in italiano non si capisce niente. Light di luce non è stato tradotto luce, ma è stato tradotto leggero. Quindi proprio tantissime parole, è proprio stato tradotto veramente peggio di Google Traduttore. Secondo me l'hanno tradotto con QQ traduttore, cosa hanno in Cina? Anche qui si possono creare diverse configurazioni, facilmente switchabili da una all'altra. Ogni configurazione può avere la sua illuminazione personalizzata, che può essere scelta tra quelle già disponibili nell'elenco a discesa, oppure si può proprio creare a mano, si può andare a colorare a mano ognuno dei 105 tasti, una gran rottura di palle, però se volete una roba personalizzata con la scritta del vostro nome, ad esempio, scritta colorata nei tasti, ci sta. Mi spiego perché ogni volta che si preme applica nel software, si fanno delle modifiche e si preme applica, la tastiera deve fare un reboot. Quindi vedi la tastiera spegnersi, diventa buia completamente, e dopo qualche secondo si riillumina e succedono cose. È nuova, nel senso sono state applicate le modifiche. È un po' strana questa cosa, come è molto strano che la tastiera abbia un microfono integrato. Questo qua l'ho scoperto ieri sera. La tastiera è passata in modalità V-meter, equalizzatore, sapete quelle robe che tipo in base alla voce, in base alla musica si illuminano, fanno blu, ci sono sulle radio, non so, quelle barre insomma che aumentano in base al suono. E non so perché la tastiera è passata in quella modalità. E comunque, indagando un po', visto che avevo il microfono scollegato dal computer e le webcam scollegate, indagando un po', ho scoperto che la tastiera ha un microfono integrato. Bla 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 bla. Fa tipo effetto equalizzatore. Non penso abbia un microfono integrato sta roba. Eppure. Bla 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 bla. Fa un po' paura. Ci sono i cinesi che mi spiano con un microfono all'interno della tastiera? Perché? Perché mettere un microfono in una tastiera? In conclusione, vale la pena di acquistare periferiche RGB cinesi? Nì, nel senso, dipende quali periferiche cinesi e dipende cosa cercate. Se cercate la qualità, rivolgetevi assolutamente ad altre marche, che hanno software più maturi e hardware più di qualità. Se cercate semplicemente la periferica RGB da avere sulla scrivania, queste sono quello che fanno per voi, nel senso potete spendere pochi soldi. Pochi soldi, tra virgolette, nel senso il mouse attualmente su Amazon Italia siamo sui 18 euro, ci sta, li vale assolutamente tutti. Il mousepad siamo sui 18 euro, li vale tutti. La tastiera ho appena visto che costa 55 euro, secondo me non li vale. È una tastiera che come qualità costruttiva è ottima.
Potrebbe valere tutti i 55 euro se il software fosse più maturo, magari un giorno quando avranno un buon software la tastiera riuscirà a valerli, se il software fosse più maturo e se avessero investito un po' di più in Switch, che mi hanno lasciato un po' interdetto. Li vedo molto basculare in giro e non mi è piaciuta. Non è una tastiera da 55 euro, per una tastiera del genere magari ne darei sui 35, quindi non lo so. Comunque detto questo, per questo video è tutto, pollice in su, ti fermo subito, metti il pollice in su prima di andartene. Noi come al solito ci vediamo sabato a luna con il progetto principale della settimana, che questo sabato dovrebbe essere una nuova serie di domotica con un nuovo software, un nuovo Google Assistant, tantissima roba e non perdetevi il video di sabato. Quindi sabato a luna, poi mercoledì a luna, poi sabato così via, insomma. Mercoledì e sabato a luna o più tardi perché non riesco mai a essere puntuale tra studio, tra l'università, un po' di cose. Comunque, per questo mercoledì è tutto. Ci vediamo sabato. Ciao a tutti!